Allora, signori, parliamo un po' di questi episodi che secondo me ci sono vari discorsi interessanti che si possono fare in merito. Allora, io comincerei da una cosa. Voglio chiedere proprio in maniera totalmente onesta a voi che ne pensate, ma a voi non vi ha dato l'impressione che la qualità si è un pochino abbassata rispetto agli episodi che abbiamo avuto fino ad ora? Non è niente di grave, è solamente per dirvi l'impressione che mi ha dato rispetto all'arco del Tokyo Blade, tutti quegli episodi lì che, cioè, episodi stupendi, qui mi sembra che sono scesi un po'. No? Non l'avete notato? Non lo so, a me molto spesso per come erano, non tanto la parte coccana, no, mi è sembrata sempre fatta bene. Da metà episodio in poi qui e anche nell'episodio che abbiamo appena visto, c'è state alcune parti che mi sembravano non proprio stupende, ma ripeto, niente di grave, cose lievi. Però, a parte questa cosa che possiamo pure tralasciare, più che altro mi è venuto in mente sta roba, cioè questa cosa che vi ho appena detto potrebbe anche essere collegato al perché hanno rimandato l'ultimo episodio. Però andiamo con ordine adesso. Quindi, tolta questa roba della qualità, parliamo prima dell'episodio 11, poi dell'episodio 12. Ora, l'episodio 11 ha avuto la prima parte con Kana molto simpatica, dai. L'appuntamento è stato carino. Acqua, qui in questo episodio in particolare, abbiamo visto come è cambiato, cioè adesso una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta quando aveva ancora l'idea della vendetta in mente. Cioè, diciamo, non è che lui voleva andare all'appuntamento. Cioè, io la vedo più come non è che lui è interessato a Kana o voleva andare all'appuntamento con Kana. Semplicemente è in un mood in cui prima l'obiettivo era solamente la vendetta e tutte le altre cose che gli facevano perdere tempo neanche le considerava. Adesso è più improntato verso la direzione, cioè verso una cosa un po' più felice, cioè vuole rendere felici gli altri, essere gentile con gli altri, o poi non so se magari uscendo con Kana pensava, magari la conosco un po' di più, posso valutare se mi può interessare a livello romantico, ma semplicemente lo vedo come adesso che si è liberato di questo peso, è più gentile, più disponibile, e quindi quando ha visto che Kana era interessata ad uscire con lui, ha detto di sì, e in più ha anche preparato l'appuntamento in, cioè, molto bene l'ha preparato, perché devo dire anche la mossa di prenotare in anticipo il ristorante, così che se fosse uscita la cosa di andare a mangiare fuori, aveva già il ristorante prenotato, è un'ottima mossa. Cioè, veramente un'ottima mossa, così fai decidere alla tipa, alla ragazza, quello che vuole fare, o comunque ti adatti. Cioè, non è che cioè, non è che lui è uscito dicendo: "Oh Kana, stasera ho prenotato, andiamo qui", perché magari a Kana non gli andava. Ha lasciato aperta questa possibilità, poi male che va, se Kana non se ne usciva con la cosa di mangiare fuori, chiamava il ristorante, annullava la prenotazione e finiva lì. Quindi sì, qua devo dire, acqua se l'è gestita veramente, veramente bene. E io credo, come vi ho detto, che l'abbia fatto semplicemente per far contenta Kana e basta. Non ci vedo secondi fini. Forse sì, per averci un po' più a che fare, conoscerla un po' meglio, ma alla fine non penso che sia chissà quanto interessato, ora come ora. Semplicemente l'ha voluta far felice. Mettiamola così. Abbiamo scoperto che Acqua ha delle importanti e non trascurabili doti da escort. Sì, esatto. Esatto. Quanto scopava da dottore. Ma lo sai che non ho capito perché lui se n'è pur uscito dicendo che. No, però effettivamente ha detto negli ultimi. Cioè, non mi ha dato l'impressione che nella precedente vita avesse chissà che. Come dire. Chissà quanto successo con le donne. Però potrebbe essere, ovviamente. Ora, c'è da dire che la roba di Akane sul non avrei problemi a baciarti o a fare sesso con te è abbastanza inaspettata. Cioè, non, anche quando avevo letto il manga, ovviamente me la ricordavo. Però vi devo dire, sapete, non mi ricordavo che era in questo episodio. Mi ricordavo che la roba del fare sesso era nell'ultimo episodio, quello che ci sarà nel prossimo. Invece, sì, non me l'aspettavo che era già adesso. Però, una cosa abbastanza, cioè, come dire, un'affermazione abbastanza importante, alla quale Acqua da vero Giga Chad risponde ignorandola, cioè dicendo sì, guarda, mi potrebbe interessare, ogni tanto ci ho pensato, ma poi la lascia lì, cioè alla fine non gliene frega un cazzo ad Acqua, diciamo, una scopata in più, ma che mi frega, io voglio pensare a cose più importanti. Che poi, ora come ora, in realtà Acqua lo vedo come in cerca della felicità, cioè in cerca di capire cosa vuole dalla vita, se vuole fare l'attore, se vuole mettersi con Kana, con Akane. In realtà, nel caso di Akane, lui non è che
non la sta considerando minimamente, semplicemente forse si sente in colpa per il fatto che fino ad ora l'ha sfruttata. E devo dire che Akane, solo per essersene resa conto, insomma, complimenti, perché anche qua, per carità, come ha detto pure lei, non si tenevano per mano, non si erano più baciati, Acqua sembrava sempre distaccato, quindi o se la teneva a fianco appunto per qualche secondo fine, oppure era comunque una relazione abbastanza strana, quindi ci si poteva arrivare che effettivamente c'era qualcosa sotto nella loro relazione. Quindi, come stavo dicendo, non è che secondo me Acqua non la sta considerando Akane, semplicemente si sente in colpa per averla sfruttata, per averla ingannata fino ad ora, e quindi ha detto, ma forse piuttosto che farla, che continuare a farla illudere così, meglio, come dire, meglio separarsi, meglio lasciarsi, e finisce là. Diciamo che sta situazione tra loro due, la loro relazione, è stata messa in stand-by, perché secondo me quasi sarebbero lasciati. Cioè, se non fosse uscita fuori la roba della cosa che ha detto Acqua sul fatto che voleva uccidere il padre e tutto quanto, probabilmente si sarebbero lasciati e finiva là. Ma dato che sì, Akane è rimasta leggermente stunnata da questo discorso, perché ha capito che c'è qualcosa che non va nella cosa che ha detto Acqua, e alla fine hanno messo in pausa la roba sul lasciarsi, e credo che riparleranno nel prossimo episodio o nei prossimi, riparleranno di questo discorso. E ora volevo capire insieme a voi, ma qual è il problema? Cioè, qual è il problema in questo discorso e cos'è che ha capito Akane? Mio padre era sposato con un'altra donna, e fin qui, e aveva un amante. Sto tizio era sposato con una. Si è scopato, ipoteticamente, si è scopato Ai, poi si è suicidato dopo che credo che la morte di questo tizio sia sicuramente avvenuta dopo la morte di Ai. No, nel senso, la cosa che mi è venuta in mente è che semplicemente il tizio che è morto potrebbe essere il fratello del padre di Acqua. Per quello il DNA è lo stesso. Però magari una gran puttanata, non lo so, però potrebbe essere questo. Vabbè, comunque lo capiremo nel prossimo episodio. A me purtroppo queste robe con genitori e DNA mi mandano in palla. Non riesco a ragionare bene sul... O almeno adesso non riesco a ragionare bene su cosa può essere successo, quindi... Non lo so, o erano fratelli o si è scopato entrambe. Queste qua sono le due ipotesi attuali, non mi viene in mente altro, quindi... lo capiremo nel prossimo episodio. Comunque, a parte questa roba finale che verrà spiegata, e che effettivamente rende la situazione per Akane molto tosta, perché lei adesso deve capire, cioè, non lo può dire. Cioè, Akane sa che il padre di Acqua potrebbe non essere veramente morto, ma è in una situazione veramente di merda, perché se glielo dice, praticamente fa tornare Acqua sulla strada della vendetta e gli rovina la vita, cioè praticamente rovina la vita d'Acqua. E se invece sta zitta e fa finta di niente, se poi Acqua lo scopre, è la fine. Immaginatevi se succede che Acqua scopre che Akane, ma non credo succeda per carità, ma che Akane ha tenuto per sé questa roba. Non dico che l'ammazza, però insomma potrebbe non finire molto bene, considerando che la ragione di vita di Acqua è sempre stata la vendetta. Che Akane gli tenga nascosta questa cosa sarebbe abbastanza greve. Quindi sì, io fossi al posto di Akane, credo farei credo non lo direi. Stare zitto, tanto male che va, nel senso, è sicuramente la cosa migliore per Acqua, perché la vendetta non risolve un cazzo, quindi è sicuramente la cosa migliore non farglielo sapere, che il padre potrebbe essere ancora vivo. E poi male che va, anche se Acqua lo scoprisse da solo che il padre potrebbe essere ancora vivo, non può, cioè Acqua non può accusare Akane, che avrebbe dovuto dirglielo, perché non può sapere che Akane l'ha capito. Quindi sì, io fossi una Akane, starei zitto, mi faccio i fatti miei, non dico niente e prego il Signore che Acqua non si accorga di sta cosa. Spoiler, penso se ne accorgerà di questa cosa. E poi l'episodio si conclude con questo bel finale in cui effettivamente arriva il padre di Acqua e Ruby, questo tizio con gli occhiali, con capelli biondi, molto simile ad Acqua, per carità, cioè questo è Acqua cresciuto, che va a trovare la tomba di Ai. Devo dire, ovviamente, scontatissimo che il padre c'era ancora. Molto rischioso, come ho detto pure durante l'episodio, il fatto che va a visitare la tomba, perché poco, come ho detto, Acqua visitava, perché non sarà la prima volta che questo tizio va a visitare la tomba di Ai.
poco poco, Acqua andava a visitare la tomba in un giorno in cui ci stava pure il padre. Era la fine. Era già morto il padre, già defunto. Quindi sì, gli ha detto bene a questo tizio, però vabbè, ci sta. Non può immaginare che qualcuno abbia capito tutta sta roba e che soprattutto sia il figlio che ha capito queste cose. Magari sono abbastanza sicuro che cercherà di occuparsene lei stessa. E la madonna. Manco fa così. Akane cerca da sola il padre per accopparlo. Mi pare un po' eccessivo. Però, boh, tutto può essere, tutto può essere. Solo ora come ora non vedo. Non so perché dovrebbe arrivare a tanto. Poi sì, per carità, è innamorata di Acqua. Acqua le ha salvato la vita, però. Cioè, capite bene che è un po' eccessivo. Cioè, se arrivassimo al punto in cui Akane, per evitare che Acqua. Ritorni sulla strada della vendetta, si mette lei a cercare il padre per ucciderlo. E la Madonna, manco a fa così, cioè, veramente un po' too much. Acqua, facendo il test del DNA, ha scoperto che Imekawa è suo fratellastro, e quindi da questo deduce che il padre di Imekawa è anche suo padre. Ma in realtà potrebbe anche essere che la madre aveva un amante, che è il padre effettivo di entrambi. Ah, esatto, è questo. Allora sì. Probabilmente allora è questa cosa qua quella che è successa con Imekawa. Quindi, cioè, ma immaginatevi che roba, cioè, si è scopato. Cioè, il padre di Acqua, cioè, sto tizio. Sto tizio, ma quante se ne è scopate? Oh, ma non si regolava. Non credo che il doppio suicidio sia perché il tizio aveva scoperto il tradimento, ma insomma. Cioè, vedete, sto tizio si scopa le tipe e poi in qualche modo muoiono tutti, tranne lui, cioè, fa morire tutti. È una cosa che così nasconde pure le prove del fatto che se l'è scopata. Assurdo. Ne proprio next level. Si fa la tipa e poi la ammazza. E lascia il bambino che è nato da solo. Cioè, senza dovergli neanche pagare gli alimenti, i sussidi. Cioè, questo è il piano definitivo proprio. Non lo so, una roba incredibile, sto tizio. Boh, chissà, non vedo l'ora che lo approfondiranno. E magari diranno quali motivazioni c'ha. Per scopare tipe a caso e lasciare i figli da soli, così. Da notare che i fiori che porta alla tomba sono gli stessi che aveva lo Stalker quando ha accoltellato Ai. Ah, in effetti. In effetti. Vabbè, ma non so se sono proprio gli stessi, però. Sì, fiori bianchi. Che tocca fa? Che tocca fa? E comunque, sì, questo qua è l'episodio. Di base è un episodio. Cioè, carino. Non gli darei però votoni. In realtà, la prima parte con Kana mi è piaciuta. La parte con Akane pure, abbastanza. E il finale in cui scopre pure che non è morto è un bel finale. Poi si vede pure il padre. Cioè, è un bel episodio, un bel episodio. Ripeto, non gli darei votoni, però. Se allo scorso gli ho dato 8, qua gli si può dare tranquillamente. 8 e mezzo. Se non 8 e mezzo, un 8 più. Però vabbè, insomma, 8 più, 8 e mezzo. Direi che. Mo ci penso, ma. Alla fine comunque ci sta un doppio colpo di scena, 8 e mezzo ci può stare come cosa. Il dodicesimo episodio, e qui è un altro paio di maniche, a parte che dura pure di più. L'episodio 12 dura 2 minuti in più del normale, quindi cosa da tenere a mente. Questo episodio c'ha alcune robe più interessanti sicuramente, perché di questo mi è piaciuto molto, dato che sono ritornati all'ospedale o comunque nella cittadina dove abitava Goro. Mi è piaciuto molto l'alternarsi di scene del passato, presente, quando Acqua cammina, che rivede Ai, o si rimmagina lui, o all'inizio dell'episodio si rivede lui con Serena, insomma, all'ospedale quando stava male. Quindi sì, mi è piaciuto molto questo alternarsi di cose. Anche l'approfondimento su di lui non è per nulla male, perché capiamo un po' meglio il suo personaggio, capiamo anche che alla fine il suo passato. Non è poi tanto distante da quello che sta vivendo adesso, perché in passato la madre è morta per il parto, il padre se n'era andato, quindi praticamente lui si è ritrovato senza una madre che è morta e con il padre che è scomparso. Stessa cosa adesso, nel senso, la madre è morta, per fortuna è durata un po' di più della sua madre precedente, e il padre non si sa chi è, o comunque non si sa che fine ha fatto. Quindi, sì, comunque una situazione abbastanza simile, si può capire. Del perché è così ossessionato da sta cosa della vendetta adesso, perché già in passato aveva avuto questo trauma del padre che non c'era, la madre che era morta, in questa reincarnazione, in questa seconda vita, gli è successa una cosa simile. Sì, direi abbastanza traumatico, abbastanza traumatico. Poi, a metà episodio si vede sta tizia,
Ma non solo, io penso vi sarete resi conto, anche senza vedere questa scena, che un elemento importante di sto episodio, di sti ultimi due episodi, sono proprio sti cazzo di corvi. Perché è proprio grazie ai corvi che Acqua, cioè che Ruby trova il cadavere del dottore. Proprio grazie al corvo che gli ha rubato la chiave e che poi casualmente si ficca nella grotta che Ruby trova il cadavere appunto del dottore. Cioè, guardate qua proprio il corvo. Vediamo un attimo cosa ha detto questa tizia qua. Vediamo un po' cosa ha detto, perché mentre stavamo vedendo il flashback di Serena che stava per morire con il dottore, parte la voce di Staloli che dice: "Le divinità sono piene di bontà, hanno guidato chi non ha mai avuto una madre, nel vero senso della parola, per incontrare una madre che aveva dato alla luce due figli privi di anima. Molto probabilmente tutto ciò ha un significato più profondo di quanto si pensi." Quindi, insomma, da una roba di questo tipo, penso si capisca che sta tizia non è una bambina normale, anche perché sta sopra un cazzo di albero circondata da corvi, poi c'ha sti capelli bianchi, gli occhi rossi, insomma, parla di divinità. Non so se lei stessa sia una divinità, ma insomma, è abbastanza palese che lei sia collegata con questa reincarnazione. O che è collegata con la reincarnazione di Aghi ed Acqua, o che comunque sta osservando questo fenomeno, questa cosa che è successa, la sta osservando dall'esterno per vedere cosa succede. Quindi, da capire quale delle due, ma insomma, di sicuro è da tenere a mente sto fatto, anche perché interferisce. Cioè, da quello che vediamo qua, essendo che è circondata da sti corvi, mi viene da pensare che è lei che in qualche modo li controlla. E quindi la cosa che succede nel finale, quando il corvo porta Ruby nella grotta, penso sia proprio al 100% opera di sta tizia. Che sia una divinità o qualcos'altro, comunque è opera di Staloli qua. Quindi sta comunque interferendo nella storia, in quello che sta succedendo, facendo vedere a Ruby il fatto che Goro è morto. Purtroppo Ruby è sempre stata convinta che era semplicemente andato via, scomparso, e che prima o poi l'avrebbe rincontrato. Infatti, come ha detto pure lei, Ruby ha vissuto sempre con la speranza di rincontrare Goro e ha continuato ad amarlo. Ha detto: "Il motivo per cui sono andata avanti è perché speravo di rivederlo, cioè questa persona che mi piace" e tutto quanto. E quindi potete ben immaginare come adesso starà. Cioè, potete ben immaginare adesso che cazzo succederà, mo che ha ritrovato il cadavere di Goro, che tra l'altro penso sia stato pure trasportato dal... Cioè, come c'è finito in questa grotta? Penso che il tipo, l'assassino di Ai, dopo che Goro è cascato da quel burrone là, abbia trasportato il cadavere in questa grotta per nasconderlo. Penso sia successo questo, perché di certo non c'è finito da solo in questa grotta. E quindi sì, ora la vedo male per Ruby, la vedo molto molto male, perché non era proprio la sua ragione di vita, Goro, però era una cosa abbastanza importante del perché stava facendo l'idol. Cioè, lei stava facendo l'idol proprio perché sperava di diventare famosa, perché così Goro l'avrebbe riconosciuta e sarebbe andato da lei. Quindi che cazzo tocca fa? Purtroppo molto male sta cosa. Per quanto riguarda invece l'episodio 12, io vi direi sicuramente qualcosina di più. Non so se dargli 9 a sto episodio. No, beh, dai, cioè, almeno mezzo voto in più dello scorso per forza. No, stavo pensando se dare 8,25 a questo e 9 meno a quest'altro. No, 9 meno va bene. Era meglio l'altro, era meglio sto episodio 9.